Allora, il vin voluto a questa Pluidoglie, sì, abbiamo voluto appositamente distribuire la nostra mostra in tre sale del museo diverse, perché noi pensiamo che il museo costituisca il contesto della mostra, sarebbe bene visitarlo tutto, anche perché si tratta di quadri non, come vi ho già raccontato, non di quadri eccelsi, si tratta di quadri modesti e talvolta anche modestissimi e, come vedrete, in qualche caso anche infami. Però sono dei quadri che acquistano valore mettendoli appunto nel contesto in cui sono stati prodotti, sono stati domandati, richiesti, dipinti e da lì acquistano il loro significato. Non a caso noi cominciamo la mostra in due sale che riguardano la tessitura, come ho già raccontato, il mestiere prevalente dei maschi carnici nel Settecento, i due mestieri prevalenti erano quello del tessitore e quello del cramaro, cioè del mercante ambulante. Ecco, questa è una sala relativa alla tecnica della filatura e della tessitura. Tutti voi conoscerete questi aggeggi che non sono, no? Conoscerete il fracco, la grambola che serviva per scavezzare il lino o le fibre di canapa, il sgarz che serviva per cardare la lana, il davaltador, le gorlette, le rocche per filare, i fusi, ci sono le fusiere, eccetera. Questi erano mestieri, quasi tutti mestieri da donna, la filatura era un tipico mestiere femminile, mentre di qua troverete il telaio manuale, il quale era un classico mestiere maschile, anche se incongruamente la pipinotta che è stata collocata lì è una donna. In realtà quello era, c'era una rigida divisione sessuale del lavoro, i maschi facevano certi lavori, le donne ne facevano certi altri. Questa è una parte affascinantissima del museo, perché qui vengono fuori tecniche, capacità anche di rappresentazione grafica. Voi vedrete, se avete la compiacenza di seguirmi. Ecco, questi che potete vedere in questa cassapanca sono i quaderni di taccamenti in cui venivano rappresentati appunto i taccamenti, l'attaccatura dell'ordito ai pettini e poi attraverso i quali passava la trama con la navicella, che permettevano di fare i vari disegni dei tessuti. Ecco, oppure continuando, ma insomma è necessariamente veloce questa parte della visita, voi vedete qui una serie di abiti. Questi abiti sono degli abiti solo apparentemente popolari, in realtà voi vedete un abito di seta da ricchi, oppure abiti insomma abbastanza complessi e in realtà non rimandano a quello che era l'abbigliamento popolare dell'epoca. Ecco, oppure questa nuova tecnica del tessuto stampato. Voi vedete che qui ci sono gli stampi incisi su legno duro, che venivano inchiostrati, con i quali venivano stampati i tessuti. Insomma, una capacità notevolissima, che poi è stata anche trasformata in abilità imprenditoriale, perché voi sapete che gran parte degli imprenditori tessili della patria, a cominciare da Linussio, che però non era l'unico, per continuare con i foramiti di Cividale, per continuare con i decolle di Moggio, oppure con i Pillinini di Padova, oppure con i Leschiutta di Venezia, i principali imprenditori tessili della patria erano appunto carnici, oppure erano persone che avevano imparato il mestiere dai carnici e usavano queste tecniche.
Ecco, questo è un pezzo del contesto e la nostra mostra comincia qui. Questo è il primo dei pittori che abbiamo voluto esporre ed è Silvestro Noselli di Raveo, un pittore nato alla fine del 600, morto vecchissimo nel 1775, e di lui abbiamo raccolto un notevole numero di dipinti, e in questa prima sezioncina ci sono appunto i dipinti relativi alle confraternite, quelli richiesti o commissionati da confraternite, e voi vedete che hanno un duplice valore. E bisogna ricordare che cos'erano le confraternite allora. Le confraternite, voi sapete che in un paese erano una sorta di banca dal punto di vista economico. Le confraternite disponevano di denaro e anche di denaro liquido che prestavano a chi ne faceva richiesta, e tutti i lavoratori avevano bisogno di questo denaro. Provate a pensare a un tessitore il quale doveva acquistare la canapa, il lino, perché qui il lino non cresceva, veniva acquistato in Slesia, fin nella lontana Slesia, ma più vicino nella valle del Gail, oppure a Brescia, oppure a Bergamo, oppure a Venezia, il lino navigato che veniva da Alessandria d'Egitto. Quindi le materie prime per lavorare dovevano essere acquistate, comprate con denaro. Questo denaro derivava in grandissima parte dalle confraternite, che lo prestavano a un interesse del 5%, con un complicatissimo strumento che era per evitare il peccato d'usura, no? Oggi noi quando parliamo di usura pensiamo a interessi alti del 20, 30, 40, 50%. In realtà semplicemente prestare denaro a interesse anche dello 0,5% era considerato usura, perché il denaro è una materia sterile e dal denaro non può venire denaro. Quindi per evitare il peccato d'usura facevano un complicatissimo contratto che era il livello, in modo da poter, dove facevano finta di vendere un campo e che il profitto del campo fosse l'interesse e tutte queste cose. Ecco, questa era un motivo per cui tutti aderivano alle confraternite nei vari paesi. Poi c'era un motivo devozionale. Voi qui vedete, in questo bel dipinto di Silvestro Noselli, vedete una Madonna della Cintura. Questo vermetto in mano al bambino è appunto una cintura. Madonna della Cintura affiancata dai due santi Agostino e Monica. La devozione alla Madonna della Cintura era una devozione promossa dall'ordine degli Agostiniani. Voi vedete qui una Madonna del Rosario affiancata dai due santi Domenico e Caterina da Siena, oppure Rosa da Lima. La devozione alla Madonna del Rosario era una promossa dai Domenicani. Voi vedete qui la Madonna dello Scapolare. La Madonna dello Scapolare è una devozione promossa dai Carmelitani. Quindi abbiamo i vari ordini monastici o frateschi che avevano in genere sede nelle città grandi, a Udine o a Venezia, i quali tentavano di ritagliarsi piccoli spazi di potere nelle parrocchie della montagna e dell'intero Friuli. Ma la devozione era anche una devozione, come dire, legata a concetti che noi oggi chiameremo magici, ma che non sono magici. Voi sapete che di una donna gravida si dice che è incinta. Incinta, cioè che porta la cintura. La cintura serve a legare l'utero durante il periodo di gravidanza in modo da non disperdere il frutto della gravidanza. Abortire in carnico si dice di spierdi, no? E al momento del parto, soltanto al momento del parto, la cintura veniva sciolta, perché il parto non vuole nodi, e in modo che la donna liberata da tutti i nodi potesse felicemente partorire. E se ciò accadeva, la cintura veniva attaccata allo stipite della porta,
E l'usanza anche oggi è rimasta, i fiocchi celesti e rosa che noi vediamo quando nasce un bambino sono il ricordo di quell'antico prodotto. Allora voi capite che in una società in cui la gravidanza era un bene assoluto, avere molti figli e essere fertili per una donna era il principale valore, di una donna non fertile si diceva sterpa, cioè che non produce, che non frutta come la terra non frutta, insomma. Voi capite che rivolgersi alla Madonna della Cintura per ottenere fecondità, gravidanza portate a buon termine, era un grande, comportava un atteggiamento mentale di grande devozione. Allo stesso modo lo scapolare voi sapete è l'abitino che tutela, che protegge il bambino, ridotto, io credo, per secondo la figura retorica della metonimia, ridotto a pezzettino di tela da mettere al collo. Bene, da noi i calcoli ci dicono che su 100 bambini che nascevano, 48-47 morivano entro il primo anno di vita. Ecco, e ne rimanevano 53 vivi. Una società che aveva una così alta mortalità infantile, la devozione alla Madonna dello Scapolare aveva un suo importante significato e valore. Questi quadri sono anche quadri apprezzabili, non tutti, ma insomma alcuni anche dal punto di vista pittorico. Noselli è uno che sa dipingere, che ha imparato la lezione di Nicola Grassi, che è quello che è il pittore più vicino a noi, e voi vedete che la usa nel modo di dipingere i capelli, per esempio, nel modo di fare le bocche o gli incarnati e queste cose. In questa seconda parte della visita relativa a Silvestro Noselli abbiamo raccolto i ritratti. Vedete, i ritratti finora sono stati usati anche da grandi studiosi come Gaetano Perusini o Lea Dorlandi, sono stati usati in due modi sostanzialmente. Il primo modo è questo: i ritratti tradiscono, tramandano qualcosa della identità etnica dei carnici di allora. E in questi volti un po' rozzi, squadrati, un po' gnoni, un po' scarpe grosse, cervello fino, saldi, onesti, lavoratori, tutte queste sciocchezze, insomma, viene fuori il carattere del carnico. E questo è ovviamente non ha un grandissimo valore scientifico, questa affermazione. Il secondo, che è anche peggio, se posso dire, è che dai ritratti si tentava di desumere quello che era l'abbigliamento popolare, folclorico dell'epoca. Potete immaginare che in una società in cui gran parte degli adulti erano addetti a mestieri relativi alla moda, quindi dalla filatura, alla tessitura, alla sartoria, passamaneria e tutte queste cose qui, tutto fosse ammesso fuorché una stabile conformazione del costume. Questi dovevano per mestiere seguire la moda e proporre abiti alla moda. Di conseguenza tirar fuori il costume popolare da questi ritratti è alquanto improbo. Noi abbiamo fatto un'altra operazione. Noi abbiamo considerato questi quadri come dei documenti storici. Tutte queste persone sono nate, sono morte, si sono sposate oppure non si sono sposate, hanno avuto rovesci di fortuna oppure accumuli di fortuna, hanno fatto un mestiere e hanno una biografia,
e bisognava ricostruire la biografia di queste persone. È il modo più onesto, a dire il vero, più semplice, l'uovo di Colombo, insomma, con cui tentare di interpretare questi quadri. E così vengono fuori delle storie davvero molto sorprendenti e molto interessanti. Io non ve le racconto tutte, ognuno di questi ha una biografia, chi è interessato lo può trovare sulle schede del catalogo, però insomma ve ne racconto qualcuna, da cui vedrete che i ritratti cominciano a diventare parlanti. Ad esempio, qui alle mie spalle abbiamo questo Matteo Antonio Morassi di Cercivento di Sopra, Leonarda Pitt Morassi e il figlio di Matteo Antonio, cioè Urbano Morassi. Matteo Antonio Morassi ci ha lasciato un memoriale autobiografico datato 1760 circa, ed è uno dei rari memoriali in cui noi troviamo anche l'espressione di sentimenti. Una delle cose più difficili da trovare è come vivevano, come pensavano, come soffrivano, come godevano queste persone. Ecco, lui ci lascia un ricchissimo memoriale in cui racconta la sua vita, i suoi viaggi all'estero. Per molto tempo Matteo Antonio Morassi fa il cramaro a Monaco di Baviera, o comunque in Baviera, fa circa 7 stagioni all'estero, stagioni fortunate durante le quali diventa anche ricco, accumula del denaro, poi a un certo punto decide di sposarsi e allora diventa perito agrimensore. Vedete che qui voi vedete un compasso, alcune carte con dei segni geometrici. Per diventare perito agrimensore frequenta una scuola ad Artegna, c'era una scuola allora in cui si otteneva questo diploma, e si stabilisce a Cercivento di Sopra, dove oltre al perito agrimensore, al gestore del suo patrimonio, che era tutt'altro che piccolo, lui possedeva delle malghe, così diventa anche maestro di scuola, impianta una scuola privata per i ragazzini, ha alcuni figli, uno diventa Barnabita, Felice Maria Morassi, gira per tutta l'Italia ma poi insegna soprattutto al liceo barnabitico di Udine per molti anni. Secondo, che è Urbano, anche egli viene avviato alla carriera ecclesiastica, viene portato dapprima in convento a Bassano, e questo dopo 2-3 mesi di convento insomma comincia ad avere mal di stomaco e viene, il padre va a prenderlo, porta a casa, l'anno dopo lo rimette in convento a Conegliano, questo ha il mal di stomaco, torna a casa, terza volta, fin quando insomma decidono che il nostro Urbano Morassi non è, sono chiare malattie da rifiuto, e allora viene anche lui mandato a Monaco a imparare il mestiere, ma è troppo vecchio ormai, ha ormai 18 anni, e se c'è scritto in una lettera, se non vengono fuori giovani non riescono mai perfetti nella lingua tedesca, per cui insomma nel mestiere non ingrana, comincia a dare lezioni di italiano, anche riesce insomma ad avere buoni rapporti con la piccola nobiltà locale, ma anche lui a un certo punto decide di tornare a casa, anche lui diventa agrimensore, ancora vedete il compasso, la squadra, i libri, così, no? Torna a casa per sposare una ragazzina, che è questa Leonarda. Vedete, la storia di questo quadro la conosciamo proprio nel dettaglio. Un giorno Matteo Antonio chiama il pittore Noselli da Raveo, al mattino arriva, lo chiude in una camera con la bambina e alla sera il quadro è terminato. In realtà gli aveva commissionato un cameo da mandare al figlio a Monaco. Il pittore dice di essere troppo vecchio per fare i lavori di piccolo, e quindi fa la tela. Però
Il cammeo è suggerito dalla circolarità, dall'ovale di questo quadro che voi non trovate in nessun altro quadro. La ragazzina è dipinta come una damina settecentesca, con la rosa della verginità, la piumetta fra i capelli. I due si sposano e fra i loro figli c'è un importante studioso di boschi, che è Candido Morassi, che ci ha lasciato forse la più ricca documentazione sui boschi della Carnia. La cosa è interessantissima è il rapporto freudiano che c'è fra Candido e Urbano e fra Urbano e Matteo, che è proprio speculare. Il padre ripete col figlio gli stessi errori che suo padre ha fatto con lui, proprio freudismo ante litteram. Potrei andare avanti ancora a raccontarvi i dettagli di questa vicenda, ma per dire come queste persone acquistino proprio un spessore anche psicologico, che quindi non più gnoni, non più rozzi, ma persone che hanno una grande vitalità, hanno pensieri, sentimenti, una storia proprio molto, molto interessante. I fini dettagli vi possono... Fini dettagli, questo è il più bel quadro che c'è in mostra, certamente. Questa qui è conosciuta come vecchia di casa Tavoschi, l'abbiamo identificata. L'abbiamo identificato in base alle poche scritte, no? Che si trovano sul quadro, ed è Maria Barbolana, la vedova del notaio Tavoschi. Voi vedete le letrine, il fazzul, così... Molto il dettaglio del rosario con l'Agnus Dei è molto preciso e puntuale, è scritta la confraternita del rosario di San Giorgio di Comeglians, paga regolarmente le quote e quindi viene rappresentata con il suo rosario. Il rosario perché è anziana, se fosse giovane sarebbe stata rappresentata come questa signora, per esempio, con le chiavi in mano. Allora, voi vedete, c'è una cosa interessante di questa. Come voi sapete, in Carnia, ma anche in Friuli e in gran parte, insomma, del nord Italia, il matrimonio è un matrimonio virilocale, vale a dire la moglie va ad abitare in casa del marito. Il contrario che è in Cook, no? È una... operazione grandemente riprovata e dice che insomma questo non ha mezzi sufficienti per non ha una storia di famiglia sufficiente. Quindi in realtà le chiavi appartengono al marito, le chiavi di casa sono del marito, eppure vengono dipinte in mano alla moglie, perché non stanno in realtà ad indicare il possesso, ma stanno ad indicare la custodia della soglia, la custodia di ciò che separa l'esterno dall'interno, il pubblico dal privato, e l'interno garantisce in qualche modo la legittimità della casa e la legittimità della prole che nasce da questo. Questo stanno ad indicare le chiavi. La prole che questa signora produce, insomma, è una prole legittima. Legittimata, non ci sono bastardini in casa Bigliani in questo caso. Altri due elementi di questo abito vorrei farvi notare sono, il primo sono il fazzoletto, il fazzul, che tutte queste donne hanno, come vedrete, perfino quella... orrenda signora lì, che poi vedremo, un bel quadro ma una brutta donna, insomma. E, ora, questa è una cosa che ci stupisce moltissimo oggi. Voi sapete che c'è tutto questo grande dibattito sul velo islamico, sul niqab, sul chador, su queste cose qui. In realtà fino ai tempi della nostra infanzia tutte le nostre nonne avevano il fazzoletto in testa,
no? E se noi guardiamo le fotografie dell'inizio secolo, anche le bambinette a scuola portavano il fazzoletto sulla testa. Il fazzoletto era... A che cosa? Quindi l'interessante è capire perché le donne debbano coprirsi il capo. Perché gli uomini, per esempio in chiesa, si tolgono il cappello e le donne invece si mettono il velo. Qual è il motivo che sta sotto questa cosa? Se ricorderete, uno dei tratti del corteggiamento erotico è sciogliere i capelli. La donna scioglie i capelli e questo è un gesto che significa che si concede, ma anche un gesto di rilevanza erotica molto importante. I capelli sono un tratto costitutivo dell'erotismo femminile. E questa è una prima interessante riflessione. La seconda è questa: quando una strega veniva questionata, cioè per esempio veniva torturata, una delle prime cose che le facevano, le rasavano i capelli per andare a cercare i punti in cui il diavolo l'aveva compromessa. I capelli sono il luogo della tentazione che le donne svolgono nei confronti degli uomini, sono anche il luogo in cui si annidano simbolicamente i cattivi pensieri, ovviamente qui non c'è nessuna donna velata, no? E questa è una cosa, un tratto culturale che ormai ci è sfuggito, ma è un tratto culturale che è presente ancora in molte altre. Il secondo tratto che vorrei farvi notare dell'abbigliamento è il grembiule. Voi vedete che questo grembiule non è un grembiule da cucina, quelli che servono per non sporcarsi l'abito. È un grembiule molto raffinato, molto, molto elaborato, ricco, in realtà, che dovrebbe essere a sua volta protetto da un canovaccio per impedire di sporcare. Questo grembiule si chiama paragrim e serve a proteggere il grembo. Ancora una volta, serve a proteggere il grembo che porta quella fertilità che abbiamo descritto prima. E ancora una volta, noi ci vestiamo per molti motivi, ovviamente ci vestiamo perché è freddo e dobbiamo coprirci, ma ci vestiamo anche per motivi simbolici e importanti, che allora erano evidentemente fondamentali. Ecco, questo è un altro bel quadro. Questa signora è di Ovasta, proviene da una famiglia di cramari de corte, i quali hanno un negozio a Sopron, oggi nel Burgerland ungherese, allora si chiamava Edinburgh in tedesco. Va sposa ad un notaio di Somplago, Giovanni Battista Bigliani, che ci ha lasciato anche a stampa il formulario dei notai in villa, da cui abbiamo desunto una serie molto lunga di informazioni sui modi di fare i contratti e sui tipi di contratti che allora fece. Così, quando vi stufo, naturalmente me lo dite, e se avete delle domande da fare, naturalmente me le fate. Io continuo fino a quando non vengo interrotto da una bastonata in testa. Questi tre quadri riguardano una importante famiglia di Mione, il Crosilla toscano, di cui oggi ancora, se avete l'occasione di andare, potete ammirare una casa però ottocentesca, che è la cosiddetta casa delle 100 finestre o tetto verde, ecco, a presente, e che allora erano a capo di una fiorente industria boschiva che stava diventando l'industria boschiva più importante di tutto il territorio della Carnia. Zuanne Crosilla Toscano, questo signore accigliato, piccoletto, molto attivo con i suoi orecchini da primogenito, ci ha lasciato decine e decine di ordinatissimi quaderni in cui ha segnato proprio tutto, dal numero di alberi tagliati nel bosco tal dei tali, il numero di operai, le ore per operaio, i soldi che ciascun operaio prendeva ogni giornata, i soldi dei
Dipende. Per esempio, un boscaiolo semplice prendeva 16 soldi, ma uno squadratore ne prendeva 25, un segantino veniva pagato a fili, cioè a numero di tavole tagliate, e avanti. C'erano molti modi di pagare. Non erano poverissimi, non erano poverissimi, anche se alla fine tra il quanto spendevano per mantenersi e quel che guadagnavano dal... No, perché poi dovevano pagarsi le scarpe da boscatori, gli attrezzi lo dovevano portare loro, così alla fine molti finivano la stagione in debito piuttosto che in credito. In credito. Poi lavoro della stagionale, quindi... In realtà, siccome gli alberi si tagliano, questo ho imparato recentemente, non tutti, allora... dipende dal tipo di albero e quindi tu in realtà riuscivi a lavorare anche tutto l'anno se avevi sufficiente buona volontà. Così. E, cosa voglio dire? Continuando, noi Menaus, i Segantini, fino agli Zatterai, importante gli Zatterai che erano tutti costoro, questa è un'altra cosa interessantissima dell'epoca. Voi sapete che noi avevamo, come oggi in Italia, anche noi avevamo allora i nostri immigrati. In questa società di emigranti noi avevamo gli immigrati che venivano vicino. I boscaioli erano tutti provenienti dal Canale del Ferro e dalla Valcanale, più dal Canale del Ferro, tutti. E così come gli allevatori di bestiame che lavoravano in carne provenivano tutti da Asio, dalla Val d'Arzino e da questi luoghi qui. Noi eravamo una società di emigranti che aveva i suoi immigrati, no? Quindi era relativamente ricca. La carne era, in paragone con Pagnacco, la carne era assolutamente più ricca e più prospera, in assoluto proprio. Non c'era paragone fra un mezzadro di Fraforeano e un... bracciante di Fraforeano e un qualunque artigiano della carne. Dica? Gli orecchini sono in genere sono un simbolo di primogenitura e quindi venivano portati come vede Nil Novi sub sole, no? Con l'orecchino, con la scionetta all'orecchio, no? Sì, in genere, sì. Ogni famiglia relativamente ricca aveva il prete in casa. E voi sapete che fare un prete era una cosa molto complessa. Il prete doveva essere dotato come una figlia. Dotare un prete costava circa 100 ducati. Negli anni dopo, intorno al 1750, questo sacerdote viene dotato con 1000 ducati, infatti non pratica mai il ministero, vive in casa a Mione e quando muore lascia nel testamento un lascito cospicuo di, credo, se non ricordo male, 9000 ducati per istituire una scuola, una scuola a Mione per i bambini e le bambine. Questo è un tratto interessantissimo. Voi vedete che tutti questi hanno una lettera in mano, dei libri, eccetera. Rimanda alla incredibile alfabetizzazione che abbiamo provato a studiare anche, che c'era allora e che riguarda. Era un'alfabetizzazione necessaria perché per fare il cramaro bisognava saper scrivere, saper leggere, saper fare di conto, sapere il tedesco e quindi bisognava in qualche modo andare a scuola. Però anche le donne che rimanevano a casa, ci sono delle cose che non si dicono, che non si dettano a uno scrivano, delle cose intime oppure delle cose in qualche modo riservate, quindi anche loro sapevano scrivere. Abbiamo trovato molte lettere di donne settecentesche in italiano, in friulano, molto belle, alcune sono state anche pubblicate. Infine c'è la terza
Perché quando cominciano le scuole, quando comincia la scolarizzazione di solito riguarda i maschi. Avere una scuola per bambine, per putte, è un tratto culturale molto, molto interessante, no? Le scuole sono in genere, sono gli uomini che vanno a scuola, le donne non serve, come si continua a pensare anche oggi, d'altronde. Così. Insomma, loro molto, molto pagavano, non pagavano in denaro contante, molte volte pagavano in... Sì. Pagavano con accrediti, sì. Vedete, la terza figura della famiglia, questa donna che si chiama Maria, questa donna non è sposata, è la vedrana di casa. Ora non è affatto, ma la parola vedran o vedrana, che oggi ha un connotato negativo, in realtà era una funzione stabile nelle famiglie. Ogni famiglia aveva il suo vedran, la sua vedrana, che avevano dei compiti precisi. Sarebbero stati quelli di accudire ai genitori anziani, di badare ai nipoti, per esempio rimasti orfani, e tutte queste cose qui. Questo è un tratto poco studiato delle famiglie tradizionali, in cui delle persone venivano sacrificate a fini che non erano riproduttivi o così. Chi lo sa se è il più debole, non lo so. Ecco, l'ultima vi faccio vedere. Questa brutta però è un'ereditiera, no? Ecco, dovevo aver qualcosa. Sta ereditando. Volevo segnalarvi questi due bei quadri che noi abbiamo scritto, Ritratto di uomo di Lauco e di donna di Lauco, perché così sono catalogati al museo di Udine, dove sono conservati. In realtà noi pensavamo che sarebbe stato molto facile identificarli. Questo signore porta scritto sul retro 1771, l'anno in cui è stato fatto, aveva 54 anni, e poi mancò nel 1808 dell'età di anni 91. Così siamo andati a scartabellare i registri parrocchiali di Lauco, Avaglio, Trava, così, nell'idea che ci fosse un solo uomo di 91 anni che muore nel 1808. Quindi in realtà noi non l'abbiamo trovato. Perché evidentemente può essere andato a morire in casa di un figlio, di una figlia, da qualche altra parte. Però il fatto che questo quadro sia stato venduto al museo e acquistato per motivi meramente estetici, senza annotare da che casa veniva, da quale villaggio veniva, così, ci priva forse per sempre della possibilità di interpretare, di capire questo quadro. Ecco, questo è stato uno dei guai della vendita dei ritratti a suo tempo, non annotati sufficientemente, non capiti. E quindi noi non sapremo chi è questo signore di Lauco, nella sua consorte che fideliter administravit, come vedete scritto nel cartiglietto. Qui abbiamo dei quadri devozionali, ma non esplicitamente commissionati da confraternite, per quel che noi sappiamo, però ci testimoniano un altro dei modi con cui Noselli si guadagnava da vivere. Voi vedete che questo è un ex voto, Niccolò Busulino con sua moglie fece fare per sua devozione 1739, è molto probabile che esistessero molti ex voto di mano di Silvestro Noselli, alcuni sono stati anche identificati da Paolo, alcuni sono stati ahimè rubati in tempi recenti. Vedete che insomma quando fa gli ex voto il nostro Noselli diventa più corrivo, fa le gambe una di un metro, l'altra di 30 centimetri, insomma un po' meno abile. Voi vedete, ci interessa molto, per esempio,
capire, ci interesserebbe se riuscissimo a capire quali erano le fonti iconografiche che usava Noselli. Vedete che questo è un San Giuliano, nella Biblioteca Sanctorum ci sono 16 San Giuliani, tolti i vescovi, gli anziani, i barbuti, i vecchi, ne restano 8 soldati, martiri. Ecco, però noi non riusciamo a capire che San Giuliano è, Sant'Agata. E questa è un'interessante figura, probabilmente Sant'Antonio Abate, benché non abbia la mitra da vescovo e non abbia il porcello, che è il suo attributo solito. Quindi noi lo identifichiamo come Antonio Abate per via del fatto che ha il bastone cavo e il fuoco in mano. La leggenda dice che sia sceso all'inferno durante un periodo di gelo e in cui gli uomini non avevano più fuoco, abbia rubato il fuoco, l'abbia nascosto nel bastone cavo e l'abbia portato sulla terra. E quindi così noi riusciamo a identificarlo. Certo, sapere quali libretti devozionali il nostro Noselli leggeva e da cui tirava i suoi simboli e le sue storie, qui è molto più facile. Questo è un San Floriano e quindi non c'è difficile identificare la ragazza che trascina i buoi e il carro con il... No, si tratta di Sant'Irene, ha trovato il corpo del martire nel fiume Enns, l'ha caricato sul carro, i buoi si sono infrontati, come si dice, e lì hanno costruito il santuario. Così. L'ultimo quadro che vi indico insomma, è questo orribile quadro che è stato dipinto su una lastra di rame. Abbiamo trovato il pagamento alla donna che con la gerla porta da Villa Santina a Raveo la lastra di rame e la riporta indietro dipinta. Certamente non ha usato il rame per ottenere effetti pittorici come Domenichino a San Gennaro a Napoli. Noi crediamo che abbia usato il rame perché il quadro doveva essere esposto all'esterno della Madonna del Sasso e quindi doveva essere in qualche modo su un supporto molto più resistente della tela o del legno. Inoltre sul retro c'è scritta questa frase: Gianfrancesco da Tolmezzo, Silvestro Noselli, 1770. Ricostruita a memoria, perché il quadro è certamente del 1777, però il rimando a Gianfrancesco da Tolmezzo ci fa pensare che riproduca l'affresco che era conservato all'interno della Madonna del Sasso e che è stato perduto durante l'invasione dei cosacchi nel 1944, cancellato, e di cui questo potrebbe essere l'unica testimonianza residua, visto che fotografie dell'interno allora non sono state fatte. Anche se le testimonianze scritte invece ci dicono che si trattava di una Madonna con bambino, senza però la figura di Santa. Ecco, questo è un piccolo maestro del Settecento, il primo piccolo Mistrut del Settecento. Allora proseguendo nel viaggio, ancora queste sono sale in questo caso di contesto, voi vedete le ceramiche invetriate, sono molto interessanti, e vedete le tegole invetriate, no? Come ricorderete, il 28 di luglio dell'anno 1700 in Carnia c'è un terremoto molto devastante, che probabilmente paragonabile, se abbiamo capito bene, a quello del 76 in Friuli, con una quarantina di morti e con moltissime case e chiese diroccate. Comincia una stagione di rinnovamento edilizio molto intensa, moltissime chiese medievali o quattrocentesche vengono abbattute, vengono rifatte le chiese del Settecento. E il tratto più rilevante è che durante il corso del secolo i tetti di paglia,
che erano i tetti di tutte le case, erano rivestite di sellegari, li chiamavano, cioè dei gambi di segale, vengono pian piano sostituiti da pianelle. Le pianelle hanno la caratteristica che l'ordito del tetto può essere mantenuto, l'ordito del tetto preparato per la paglia può essere mantenuto anche quando si sostituisce la paglia con la pianella. Anche qui c'è una cosa interessante, la carne è ancora una volta divisa in due parti, c'è una linea che passa da Zuglio, Villa Santina, Raveo, non lo so, insomma la parte sopra è la carnia delle pianelle, la parte sotto è la carnia dei coppi. Coppi sono zona di Tolmezzo, il Legio, sono rivestiti in questo modo. Quale sia il motivo, no? Probabilmente motivi costruttivi, altro non vi so dire, ma questo ci serve un po' per, ecco, l'accenno che vi ho fatto prima al rinnovamento edilizio settecentesco ci serviva anche per introdurre il secondo pittore che abbiamo qui, in quanto il secondo pittore è sostanzialmente un affrescatore, si tratta di Antonio Schiavi. Antonio Schiavi apparteneva a una famiglia, che forse avete anche sentito nominare, di imprenditori edili che avevano al loro interno una serie di specializzazioni, molto, una famiglia molto interessante. In casa c'era l'architetto, che era Domenico Schiavi, autore per esempio del Duomo di Tricesimo, del Duomo di Calalzo, del Duomo di Tolmezzo e di molte altre chiese qui in Carnia, la chiesa di Maiano ormai distrutta. In casa c'era l'architetto, in casa c'era l'imprenditore puro che era Paolo, in casa c'era il capomastro che era Francesco, in casa c'era lo stuccatore che era Ilario e in casa c'era il frescante che era Antonio Schiavi. Questa famiglia prendeva l'appalto dal progetto alla consegna della chiesa finita, chiavi in mano. E quindi è una cosa molto interessante in un periodo in cui, come voi sapete, l'architetto e il capomastro non erano una figura distinta, erano la stessa figura. Il nostro Bernini e il nostro Borromini facevano insieme capomastro e architetto, no? Perciò in questa sala, voi vedete, è una sala povera, abbiamo dovuto ricorrere ai pannelli perché ovviamente gli affreschi non li potevamo portare. È un lavora, nasce e lavora alcuni 40 anni dopo Noselli e quindi ha altri punti di riferimento che non sono più Grassi, ma che in questo caso è proprio Giovanni Battista Tiepolo. Giovanni Battista Tiepolo è particolarmente il Tiepolo di Udine, e del quale lui riproduce, porta in montagna il verbo di Tiepolo e riproduce alcuni episodi proprio tali e quali. Se voi guardate ad esempio l'Assunta di San Martino di Verzegnis, è la purità di Udine, no? Proprio identica. Se voi guardate gli angeli che cadono nella chiesa di Paularo, voi vedete che sono gli angeli dello scalone dell'arcivescovado. Ecco, se voi guardate le virtù sia a San Daniele di Paluzza sia in Duomo di Tolmezzo, sono i monocromi che Tiepolo dipinge nella Cappella del Sacramento, che dipinge lui li rifà. Non solo Tiepolo, abbiamo trovato un rifacimento di Sebastiano Ricci in questa ascensione di San Daniele di Paluzza, abbiamo trovato un riferimento a Zugno, per esempio nella Trinità con cui... però insomma è un pittore che sa il fatto suo, vive, campa dipingendo all'interno di questa impresa familiare. Non grandi inventive come potete capire.
Le scoperte che abbiamo fatto per questa mostra riguardano il quadro alle vostre spalle, che proviene dalla chiesa di San Quirino a Udine e che finora era attribuito variamente a vari pittori friulani, e che invece il De Rubeis, nella descrizione delle principali, dei principali quadri che si trovano nella città di Udine del 1775, dà a Schiavi Carniello che, se si fosse più applicato, dice il De Rubeis, avrebbe anche fatto qualcosa di meglio. È crocefisso con Sant'Agata e con Santa Apollonia. Voi vedete che Santa Apollonia ha in mano la tenaglietta per estirpare i denti, no? In quanto, sapete, martirizzata fracassandole la mascella, quindi diventa protettrice dei sofferenti di denti. La seconda scoperta è stata quella dell'attribuzione che siamo riusciti a fare del soffitto dell'Oratorio della Carità all'Istituto Renati. Allora, voi sapete come nasce l'Istituto Renati, è una storia molto interessante. In realtà questo Filippo Renati, figlio del rabbino di Cusignacco, di Udine, ma insomma abitante a Cusignacco, si chiamava Pinkerle, verso i 19-20 anni si converte dall'ebraismo al cattolicesimo e tenta di fondare un istituto per ebrei poveri decisi a loro volta a convertirsi al cattolicesimo. In realtà non trova ebrei poveri in Friuli, oppure non trova ebrei disponibili a convertirsi e quindi lo trasforma in un secondo tempo in un istituto per orfani e per orfane. Questo è un bravissimo procacciatore di denaro. Questo riesce a farsi dare pacchi di dobloni dal Monte di Pietà, dall'arcivescovo Gradenigo, prima da Dolfin. Insomma, riesce proprio a spillare denari da tutte le parti per questa sua opera di carità. E interessante soprattutto l'arcangelo Michele, che fa fuori il demonio, che potrebbe essere letto proprio come la vera fede che sconfigge l'ebraismo, la religione ebraica, che è la vecchia. Accanto a queste figure allegoriche ci sono le donne di Via Treppo, le ancelle della carità di Via Treppo, che lo aiutavano in questa sua impresa, e c'è anche la bambina orfana con la vestina bianca. Lui aveva predisposto che i ragazzini accolti nel suo istituto dovessero avere una divisa, e appunto per le bambine era bianca. Lui voleva fare poi un atelier di tessitura in questo istituto Renati, e prevedeva un regolamento feroce, in cui prevedeva un lavoro di 13-14 ore al giorno, cioè oggi noi lo consideriamo sfruttamento minorile, però insomma è una figura molto interessante. Quando l'abbiamo scoperta e letta, insomma, guardate, questi sono dei quadri attribuiti, non da noi, attribuiti ad Antonio Schiavi, e alcuni probabilmente, insomma, stanno anche, l'attribuzione può essere mantenuta. Per altri ci pare, francamente, che si tratti di disegni o di lavori molto grossolani. Ad esempio, come vedete, dal Schiavi, insomma, sa usare una certa leggerezza. Ecco, allora, quando si guarda, per esempio, questa scena, che è la scena di Lot con le figlie, che dovrebbe essere di suo una scena erotica, le due figlie stanno tentando di ubriacare il padre Lot per farsi ingravidare, visto che sono rimaste senza uomini, essendo Sodoma e Gomorra bruciate sullo sfondo. E qui voi
di erotico proprio non trovate niente, sembrano dei cubi di così. Oppure il dettaglio francamente imbarazzante, questa Rebecca al Pozzo, di questi cammelli e di questi due servi che sembrano dipinti proprio da un bambino. Da un bambino. Ecco, questo noi intendevamo anche far sì che i visitatori di questa sala, avevamo anche predisposto un servizio di corriere per proprio recarsi nelle chiese a vedere gli affreschi dal vivo. Sono viaggetti, possono essere anche molto molto interessanti, ad esempio non so, a Piano d'Arta, a Santo Stefano, la chiesa costruita da Domenico disegnata da Domenico Schiavi, costruita da Francesco Schiavi e dipinta da Antonio Schiavi, ha insomma il suo, e poi decorata con altari, alla fine viene fuori un bel. Le maestre sono sensibilizzate, le maestre della carne. Noi abbiamo scritto a tutti. Scolaresche che vengono. Scolaresche poche. Poche, insomma, la questione di le maestre qui. Io mi sono stupita che questo gruppo familiare riuscisse a completare fino ad arrivare all'affresco nell'arco della vita del gruppo. Questo l'ha costruita. Sì. L'ha disegnato, l'ha costruita e sì, sì. Sì, 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 sì. L'unione fa la carne. Sì, voglio dire, nei tempi, mi pare possibile una chiesa. Non è. Sì. Signora, il Duomo di Tolmezzo l'hanno, è stato costruito in una. Io adesso non ricordo, avevamo studiato anche questo, credo in 8 anni. In 8 anni? Che gli devo dire? Sì, sì, perché ci siamo forse altre opere, noi per le quali ci vogliono il terzo pittore che vi proponiamo è questo Giovanni Francesco Pellizzotti di Paularo. Allora, come vedete, no, come vedete niente, prima questo pittore, quando gli commissionano un quadro per San Pietro in Carnia, la consegna delle chiavi, viene definito pittore copista.